Noi siamo le ragazze di Chiamando Eva, io sono Elena Dalì, qua di fianco a me c'è Francesca Motta e anzitutto ringraziamo Santeria per lo spazio che ci sta lasciando, i compagni e amici di The Submarine con cui appunto facciamo questo podcast. Per chi non lo conoscesse, Chiamando Eva è un podcast femminista che ormai è giunto alla sua terza edizione, quindi state partecipando alla prima puntata della live della terza stagione. Adesso andiamo a presentare gli ospiti qua con noi, ma passo la parola alla mia co-speaker. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Elena per aver fatto le presentazioni, perché io ho avuto un attimo di panico perché siete un sacco di persone. Nei podcast è bello perché non vedi chi ti ascolta, quindi appunto se siamo nelle nostre camerette con il nostro computer davanti, invece così è un po' spaventoso. Però appunto no, siamo felicissimi di avervi qui e noi appunto per questa puntata inaugurale abbiamo deciso di parlare di oroscopo, o meglio di astrologia, di meteo astrale per essere più precisi, e di scrittrici dimenticate, unendo due delle nostre grandissime passioni a tutti gli effetti. Per aiutarci in questo percorso, perché effettivamente avevamo bisogno di una mano, abbiamo deciso di invitare Lumpa, famosa astrologa che molti di voi conosceranno per la rubrica di Vice, e saluta. Ciao! E con noi c'è anche Jonathan Bazzi, che appunto spero... Buonasera, ciao. Ciao e grazie a te. Jonathan, appunto, lui è scrittore, giornalista e attivista, ma noi l'abbiamo principalmente invitato anche perché è un grande conoscitore di scritture femminili. No, non fare così, sei un grande conoscitore, molto più di noi, di scrittore. Appassionato. Ok, un grande appassionato di scritture femminili. E dato che appunto volevamo proprio parlare di scrittrici dimenticate, cioè di donne che avevano manifestato un certo tipo di sensibilità, un certo tipo di anche, diciamo, attaccamento alla vita o appunto a... anche diciamo, alla filosofia, a alcune appunto visioni particolari, abbiamo proprio chiesto il suo aiuto perché sapevamo che ci avrebbe dato un apporto fondamentale e ci siamo dette poi, mentre costruiamo questa puntata, se per queste donne fosse significato qualcosa appunto il loro cielo, cioè che cosa stava succedendo nell'astrologia, nelle loro stelle, nel momento in cui sono nate o mentre scrivevano o in quel luogo specifico in cui sono vissute in quella determinata era. E siamo chiesti se questo potesse significare qualcosa, appunto, quanto fossero state effettivamente influenzate. Infatti, diciamo, quando abbiamo innanzitutto deciso anche come impostare il, diciamo, la serata, e in questo dobbiamo ringraziarvi perché siete stati i... E luce fu. Siete stati degli ospiti assolutamente, come dire, interessati e volenterosi. Intanto faccio presente che c'è un posto libero qua davanti, se qualcuno si volesse sta arrivando. No, come non detto. Scusate. Scusate. E detto questo, ci siamo anche posti il problema di come affrontare la questione, perché giustamente lui un po' subito ha detto sì, però se vi dico che quella era vergine e quella era gemelli, poi subito dire i soliti luoghi comuni. E invece il punto di partenza è stata proprio una donna che è stata assolutamente fondamentale poi per quanto riguarda l'astrologia, una donna astrologa, che è un po' la chiave di interpretazione poi per quanto riguarda la serata di stasera. E cominciamo subito a presentarvi una di queste donne dimenticate, sfortunatamente, che si tratta di Lisa Morpurgo. Molto probabilmente non avrete mai sentito parlare di lei, sicuramente non in termini, diciamo, famosi, però magari loro sì, cioè io ed Elena no. Quindi, esatto, cioè, ci consideriamo abbastanza. Solitamente Chiamando Eva prende il nostro campione personale come campione universale. In realtà magari voi la conoscete, però in realtà i miei alunni sono il campione universale. Giusto. Facciamo un test. Quanti di voi conoscono Lisa Morpurgo? Una mano, due, tre. Tre. Eccoli, vedi? Beh, allora, bravi. Okay, a voi la parola. No, comunque, sta di fatto che questa, diciamo,
astrologa, è astrologa un po' per caso, nasce in realtà come traduttrice di Longanesi e si trova a tradurre testi proprio di astrologia, ma a un certo punto, diciamo, la cosa l'appassiona abbastanza, diciamo in maniera pervasiva, e i suoi studi sull'astrologia sono assolutamente illuminanti anche per una serie di interpretazioni, peraltro molto complesse, soprattutto per chi è abbastanza vergine, diciamo, non in senso zodiacale, ma in senso di conoscenza dell'astrologia, e quindi passo la parola sicuramente a chi è meglio in grado di spiegare meglio di me cos'è stato. Assolutamente, no, ci tengo soltanto, prima di passare la parola a Lumpa, a fare un attimo un piccolo occhiello, perché noi abbiamo deciso di iniziare con Lisa Morpurgo sia perché lei è un'astrologa, sia perché appunto è sicuramente una delle grandi scrittrici dimenticate, ma anche perché ci piaceva iniziare facendo proprio notare come molto spesso l'astrologia sia stata messa da parte, anche quando è stata una persona che ne ha guardato in maniera scientifica, fondamentalmente messa da parte perché sempre considerata un po' femminile nel senso negativo del termine, nel senso irrazionale, una cosa da rubrica, quello... anche messa lì in fondo pagina, esatto, pure. Perché tutto quello che è irrazionale, quello che è, diciamo, al di là della luce, della purezza, è sempre stato visto come femminile, quindi come contraltare al maschile. In queste anche l'astrologia. Spesso come stupido. Esatto, spesso come ridicolo o stupido. Quindi appunto questo per dire anche perché abbiamo voluto iniziare e perché vogliamo iniziare la terza stagione di Chiamando Eva parlando di astrologia, perché in realtà c'è tanta discriminazione femminile anche nell'astrologia, ma appunto Lumpa saprà spiegarlo meglio di me. E Lisa Morpurgo anche. Perché Lisa Morpurgo è un'astrologa eccezionale? Lisa Morpurgo era una traduttrice per Longanesi e si è trovata verso la fine degli anni 60 a tradurre i testi degli astrologi francesi che iniziavano a essere importanti in quel momento lì. Mentre traduceva questi testi ha iniziato a interrogarsi chiaramente per fare una buona traduzione e cercare di capire il senso di quello che, su cui stava lavorando. Cosa è successo? Che nel fare questo lei ha constatato delle incongruenze, in particolare su delle questioni astrologiche, il sistema delle esaltazioni, esili e cadute, diciamo una cosa un po' più complicata, e si è accorta che c'erano delle incongruenze all'interno di questa cosa qui e ha lavorato fino a che non ha fatto un sistema privo di incongruenze. Questo sistema privo di incongruenze è passato alla storia. Elisa Morpurgo è passata da essere una traduttrice di testi a un'astrologa che non si può prescindere nello studio dell'astrologia, perché il suo sistema di domificazioni è quello che funziona meglio ed è in qualche modo quindi è entrata nell'albo dei grandi astrologi famosi della storia da donna, in un momento in cui era l'unica. E quindi bravissima Morpurgo, un applauso a Lisa Morpurgo. Storia di Lisa Morpurgo. Diciamo alcune cose di lei e del periodo in cui ha vissuto. E lei ha iniziato a tradurre negli anni 60 e poi ha iniziato a scrivere i suoi capolavori negli anni 70. Negli anni 80 questi capolavori sono stati finalmente colti e sono andati in grande divulgazione, quindi anche lei è diventata famosa. Rispetto a altre donne di cui parliamo stasera, Lisa Morpurgo non è proprio dimenticata, gli addetti ai lavori non possono prescindere da lei, e però in qualche modo lei è stata un grandissimo genio, ma anche una grandissima scrittrice, la qualità della sua scrittura è altissima, però in qualche modo è vittima un po' della dimenticanza in cui chiaramente si trovava l'astrologia, considerata disciplina stupida perché interesse di donne o interesse molto femminile. Poi come sempre gli astrologi famosi solo maschi, però comunque l'astrologia era stupida perché interessava in qualche modo alle sciampiste nel luogo comune. E
cosa possiamo dire di Lisa Morpurgo? Innanzitutto possiamo dire che lei è nata nel 1923, il 19 maggio, e già oggi siamo abituati a parlare, a dare dei nomi alle generazioni, per cui molti di voi sanno di essere millennials perché sono nati nei primi anni 80. Già all'epoca c'era un'idea di generazioni che l'astrologia rintraccia più o meno dall'inizio del Novecento. Quella di Lisa Morpurgo, o più o meno quell'insieme di tre anni in cui è nata lei, erano caratterizzati da alcuni transiti di pianeti lenti. Nello specifico sono Urano in Pesci, Nettuno in Leone e Plutone in Cancro. Diciamo, la somma di queste cose, Urano in Pesci e Plutone in cancro è il numero uno di saper predire il futuro. Il cancro, diciamo, un segno del 45% degli astrologi. E lei aveva anche la luna, peraltro coincidente a questo Plutone. Questa generazione qui è rimasta nota come warm souls, le anime calde, diciamo, perché in qualche modo univano un calore di fondo nel loro modo di esprimere la loro creatività. E sono nati vicino a lei anche Allen Ginsberg, Kurt Vonnegut e Jack Lemmon. Per dire, sono tutte queste persone sempre un po' divertenti, curiose, dotate di un'intelligenza molto spinta dalla curiosità, ma allo stesso tempo sono dei teneri. Dei tatoni, in fondo. Dei tatoni. Come vedete nella foto, cioè, sì. È quanto è tatona. Cioè, scusa. Sì, lei è totally Shuragram, cioè quella cosa lì. Sì, poi, Lisa Morpurgo era di quelle donne che si tingono i capelli, a cui poi i capelli tinti prendono una leggera dominante di colori pazzi. Se tu vai su Google Immagini e cerchi Lisa Morpurgo, lei sembra avere i capelli azzurri nella metà delle foto. Tra l'altro dirò di più, lei ha un sito, nel senso che se googlate Lisa Morpurgo, il primo risultato è il sito proprio dedicato a Lisa Morpurgo, in cui ci sono raccolti vari video YouTube di lei su il divano di casa sua. Lei proprio faceva le pillole di astrologia, uguali. Esatto. Infatti tu sei sulla poltrona nuova Lisa Morpurgo. Messa lì per un motivo. E appunto lei è totalmente nonna, nel senso l'occhiale, il dolce vita, molto tranquilla, e parla, non so, appunto dei segni, dei gemelli, dei transiti, quindi è bellissimo, insomma, è quella cosa lì. Lisa Morpurgo aveva quella cosa di riuscire a essere tenera, ma allo stesso tempo enormemente insistente, enormemente pignola, motivo per cui è passata alla storia. E adesso gli astrologi seri sono quelli che hanno fatto la scuola morpurghiana. No, insomma, non si può prescindere. Peraltro, lei non ha anche, diciamo, da quel poco che ho cercato, da quel poco che ho visto, lei fa anche tutta un'analisi sulla complementarietà, no, dei segni, sul fatto che comunque segni opposti in realtà si attraggono, quindi sì, diciamo. Sì, ma anche i segni tendono alla loro stessa compensazione. Cioè, uno può essere anche avere molti elementi del segno opposto al suo. Sì, come me ed Elena, siamo io Toro, lei Scorpione. Scusami, lei Scorpione, e infatti eccoci qua. Non mi ammazzare ora che ho detto gemelli, ok? Te lo ricorderai per sempre, lo so. Cioè, al mio matrimonio, che non ci sarà, me lo ricorderai, lo so. Va bene. Ma andiamo avanti invece. Quindi chiaramente questo personaggio ci piaceva tantissimo ed era il motivo in realtà per cui volevamo parlarne stasera, anche per, diciamo, dare un po' la chiave. Ma andando invece a scoprire quelli che sono dei personaggi femminili che hanno in qualche modo, come dire, già dalle caratteristiche un po' del loro cielo avuto una vita che rispecchiava anche tanto un po' quella che è stata poi il loro percorso, è il momento di parlare di veramente un mostro sacro che è Leda Raffanelli. E per chi, insomma, non la conoscesse, intanto c'è un fantastico graphic novel che vi invitiamo a scoprire, che appunto a lei è dedicato, edito da Fandango. E Leda Raffanelli è stato un personaggio assolutamente eccentrico, la vedete anche solo dall'immagine, una donna assolutamente con un grande culto di sé, ma anche una grandissima
come dire, leggerezza, senza pesantezza. Più che leggerezza direi libertà, nel senso, leggerezza e libertà. Lei era un'anarchica, principalmente viene ricordata come anarchica in effetti, e ha sempre avuto questa visione dell'anarchia come libertà assoluta, quindi amore libero, nessuno poteva metterle in uno schema, seguiva assolutamente anche uno stile personale che ha variato molto durante appunto la sua vita, e questa era la fase più, diciamo, araba, per così dire. Ha cambiato appunto religioni, come appunto lei a un certo punto diventa, diciamo, approda all'Islam, ma in una maniera tutta sua, e soprattutto negli anni 30 del Novecento, quindi appunto è una situazione veramente al di là della normalità, ed è una donna che non si riesce bene a inserire in nessuna categoria, neanche dell'epoca. Anche dire anarchica non è abbastanza, quindi passo la palla a Jonathan per raccontarla meglio. Sì, io devo dire che all'interno del gruppo delle autrici sul gruppo ci siamo soffermati, decidendo appunto il gruppo di quelle che avremmo raccontato stasera, era quella forse che conoscevo meno, no? Che è arrivata dalle padrone di casa come proposta, come passione loro, e quindi io ho cominciato un po' a conoscerla, a studiarla, e mi sono appassionato. Anche se, come per molte di quelle di cui parliamo stasera, è difficile trovare i testi, nel suo caso particolare, perché una buona parte, forse la maggior parte dei suoi libri non sono editi, sono rimasti inediti, però esiste un archivio, un fondo che appunto che porta il suo nome, che conserva i suoi manoscritti, i suoi testi originali, però non sono stati pubblicati né durante la vita né dopo. Io ho volendo un po' cercare di riassumere, ed è difficile perché lei tra le scrittrici di cui parliamo stasera è quella che vive di più. Lei muore a 91 anni, nasce nel 1888 e muore nel 1971, quindi ha una vita molto lunga, che inizia in Toscana, a Pistoia. Lei studia poco perché finisce solo le elementari, però comincia a come apprendista tipografa. Ed è lì che lei, appunto, montando questi timbri, poi insomma per in questa tipografia, lei comincia ad assimilare un gran numero di informazioni e suggestioni anche, e ad ampliare quello che originariamente sarà stato un vocabolario, una sintassi anche, insomma, appunto da scuole elementari. Lei poi fa attorno ai 20 anni un viaggio ad Alessandria d'Egitto, dove rimase per un 6 mesi più o meno, ma questa cosa la folgora, perché lei poi per tutta la vita porterà avanti questo amore per l'arabo, che continuerà a studiare fino a proprio a diventare a sua volta nell'ultima parte della sua vita un insegnante di arabo, e poi appunto questa passione per l'Islam, e in particolar modo per il sufismo, per la corrente mistica dell'Islam. Una cosa che ho pensato preparando la serata di oggi, che è un tratto comune un po' di tutte le autrici di cui parliamo, è questa capacità che secondo me contraddistingue le donne artiste, le donne scrittrici, di in qualche modo vivere
vivere con più appartenenze e di muoversi all'interno di confini dell'identità più porosi rispetto alla media degli autori e dei scrittori, artisti a cui siamo abituati, diciamo, con cui siamo abituati a confrontarci. Perché lei era una anarchica e quindi frequentava i circoli degli anarchici, quindi all'interno di una prospettiva materialista atea, ma era credente. E lei infatti, per esempio, scrisse questa cosa: i miei compagni sono atei e padroni di esserlo. Io sono credente. A me non interessa affatto che gli altri lo siano. Amo esserlo io. Lei poi era assolutamente femminista, criticata per le sue scelte sentimentali e sessuali, perché lei ebbe un primo marito da cui poi si separò, ma una serie di amanti, amici, amanti, dove è anche difficile poi mettere, diciamo, delle etichette, tra cui Carlo Carrà, quindi un futurista, Mussolini. Questo è un... Che poi va precisato su Mussolini. Esatto, perché lei viene ricordata come spesso l'amante di Mussolini. In realtà, esatto, lei dice ci fu solo un limone, lui disse ci fu altro, come esatto. Dire. Cioè, ai posteri l'altro settembre. Esatto, c'è cioè una storia praticamente già vista, tra l'altro. Cioè una cosa che potremmo già... Tra l'altro uno dei pochi libri che si trova di Leda Raffanelli è appunto Una donna e Mussolini. È, tra l'altro, un libro incredibile perché ha come copertina foto di Mussolini da giovane e un enorme cuore bianco sopra. Esatto, perché quindi a proposito shock del suo essere, come dire, sempre al comando della sua vita, lui le scrisse una quarantina di lettere e lei riuscì, anche quando si instaurò il regime fascista, a tenere nascoste queste lettere anche dalla polizia fascista, dai controlli, e lei era assolutamente sorvegliata, le tenne nascoste fino a quando poi decise lei di pubblicarle nel 45 con un commento. E quindi questo libro è appunto una diffusione di queste lettere del Duce, di quello che poi è diventato il Duce, con un suo commento che mischia quindi la dimensione privata alla dimensione storica. Cosa importante che non abbiamo detto: lei nella seconda parte della sua vita si trasferisce a Genova e diventa una chiromante, cioè sviluppa e, diciamo, si mantiene anche leggendo La mano. Sì, tutte noi abbiamo detto Life Project. Cioè, e c'è questo libro che, ahimè, anche questo è fuori catalogo, cioè è stato pubblicato nel 2010 ma è fuori catalogo, che si chiama appunto Memorie di una chiromante, dove si raccontano cioè è un romanzo autobiografico in cui lei racconta degli incontri con queste sue clienti e dei consigli, dei suggerimenti che dava a queste clienti, che erano poi sempre un po', diciamo, delle pillole di saggezza, ma anche un tentativo di farle emancipare, farle un po' svegliare sulla scia un po' di quella che era stata la sua storia. Ma infatti un appunto giusto che aggiungerei sulla sua fede islamica: Leda Raffanelli è veramente 850.000 cose. Per lei la sua fede è qualche cosa che la porta a criticare il mondo occidentale in cui vive, quindi in realtà per lei la sua fede è proprio uno strumento, in questo senso, di rivendicazione. Ma a questo punto, considerando il vasto arco temporale che appunto ricopre la vita di Leda Raffanelli, perché dai fine 800 fino agli anni 70 comunque del 900, che succede invece nel cielo? Cominciamo e passo infatti la parola alla nostra astrologa. Dal momento che Leda Raffanelli limonava con Mussolini, abbiamo scelto, e fingerò che lei non sia finita chiromante a Genova come praticamente la sottoscritta, e anch'io sono di Genova. Però almeno tu non hai limonato con Mussolini, che tutti, diciamo, abbiamo tutti uno scheletro nell'armadio, ma quello è grosso. Sì, non ancora, quantomeno.
abbiamo scelto, cioè ho scelto io, e il momento storico da associare a lei, ho scelto l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Periodino. Periodino migliore che una che ha limonato con Mussolini forse ricorda della sua vita. E ho guardato i transiti della Prima Guerra Mondiale. Come voi forse tutti ricorderete, la Guerra Mondiale 1 è scoppiata il 28 luglio 1914 e nella prima decade del segno del Leone. E quel giorno lì il sole era dunque in Leone ed era c'era in quel momento lì un cielo particolarmente impattante. Nel senso che il sole quando è in Leone si trova nel suo domicilio, non a caso agosto è il mese più caldo dell'anno. E si trovava a quel momento lì ad un'opposizione mega pesante con Urano, che è il pianeta che io guardo di più per capire la storia, perché ha un ciclo un po' più lento. Urano era opposto al Sole, coincidente a Giove, il pianeta che moltiplica tutto per 150, si trovavano nel segno dell'Acquario. Che cosa significa e che cosa è successo? La Prima Guerra Mondiale innanzitutto è scoppiata per una scintilla, cioè nel senso l'atmosfera era così tesa che è bastato che un giorno a Sarajevo uccidessero l'erede al trono di Austria che... bam, nel giro di 2 secondi tutti gli stati si ammazzavano tra di loro. E come mai? Il sole era il Leone, abbiamo detto, nel suo domicilio. Il sole nel suo domicilio si comporta come una persona del Leone, molto del Leone. Ovvero... ecco spiegato il perché. Tutto chiaro. Ovvero che cosa rappresenta? Il Leone rappresenta tantissimo il desiderio egocentrico ed egoico di comandare e di appropriarsi delle cose. Il Leone è il re della foresta perché ha desiderio di comandare sugli altri animali e che il territorio sia di sua competenza. Mi piace perché tutti quelli con amici leoni o fidanzati leoni stiamo annuendo. Cioè tipo, sì. Sì. Io mi fidanzo solo con i leoni. E l'acquario invece, e qui anche arriviamo alla nostra cara Leda Raffanelli, è il segno opposto, cioè l'acquario è un anarchico. E quindi se da un lato il leone è portatore di un superego, l'acquario è il segno che proprio di più gliela vuole smontare in assoluto. E Urano nell'acquario è nel suo domicilio, quindi è particolarmente tignoso, e con Giove ancora più tignoso. E in quel momento lì, come se non bastasse, Saturno e Plutone anche loro erano coincidenti nel segno più calunnioso dello zodiaco, quello di Jonathan, i gemelli. Quando dei pianeti importanti come, vabbè, Saturno, ci ha pensato Ferzan Özpetek, non ve lo dico io, ma Plutone, che comunque aggiunge un carico di pesantezza su questa cosa dei gemelli. I gemelli sono calunniosi. In che senso sono calunniosi? Quando ti fanno un complimento ti dicono sei molto carina oggi, nella loro testa elencano anche tutti i tuoi difetti e si dicono brutta stronza però. Cioè questi sono i gemelli e questo era il clima che c'era il giorno che è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Finirà malissimo stasera comunque. Hanno detti due di segno, avanti. E questo insomma è il momento storico che ho scelto per raccontare Leda Raffanelli. Urano, che è stato poi, io ditemi, adesso andrei negli anni 20, ma spostiamoci, spostiamoci. Urano, che era in acquario in quel momento lì, si avvicina poi subito dopo negli anni 20, dove entra questo Urano nei pesci che dà mega fastidio prima dell'inizio della guerra 2, cioè che in qualche modo contraddistingue questo momento in cui non c'erano guerre, ma c'erano contemporaneamente disagi e da tutte le parti. Urano nei pesci
non si trova molto bene e in qualche modo caratterizza dei momenti di disagio, fastidio e anche desiderio, nascita di desideri di fanatismo. E qui torniamo a Leda Raffanelli e i suoi momenti di sufismo estremo. Il disagio di Urano nei Pesci, che si ricorda tantissimo nella prima parte degli anni venti, cioè prima dei ruggenti anni venti. E qui, tipo ad esempio in Italia, da noi lo abbiamo vissuto molto con questa sensazione, tipo a Milano ad esempio Urano nei Pesci significava la puzza, una cosa alla quale oggi non siamo abituati perché appunto negli anni venti hanno interrato i navigli, è cominciata questa operazione di togliere le acque puzzolenti dalle città, si era poveri, queste acque torbide ricordavano il disagio in cui tutti si trovavano e per giunta erano oggetto di contagio e malattia. Non è un caso che in quegli anni lì Mussolini si faccia grosso bonificando le paludi dell'agropontino e del sudpontino, o in generale perché questo clima che si respirava era veramente puzzolente o comunque pesante e in qualche modo depressivo. Prima che Urano andasse in Ariete non ma ci si lì... ricorda mai abbastanza delle puzze effettivamente della storia. Noi non ci pensiamo, ma negli anni venti uscire di casa puzzava, soprattutto a Milano. Cioè voi pensate ai navigli e dite che peccato hanno interrato i navigli, però i navigli erano le fogne, cioè erano il motivo per cui la gente veniva all'influenza e morivano. Esatto, chi è di Milano Nord e vive sul Seveso ancora lo sa, team Milano Nord, va bene, basta, chiudiamo le chiuse. Beh, allora, invece, in questo scenario degli anni venti, ci spostiamo invece un po' in questo senso da Narnia, in Narnia, perché parliamo invece... Letteralmente in Narnia, non so, ci sono molisani presenti in sala? Perfetto. Perché il Molise? Qualcuno del Molise. Ma il Molise non esiste, infatti, è una finzione. Perché infatti adesso andiamo a parlare di Lina Pietravalle. In realtà, appunto, Jonathan una sera ha detto fantasy molisano e io ero una tipo triggered, cioè con gli occhi rossi. Mi ha detto, no, in che senso? E, no, appunto, quindi, dato che anche lì hai lanciato tu la bomba, ti lascio modo di... anche perché lei è veramente introvabile, nel senso io ho provato a ricercare opere di Lina Pietravalle, ne parla la Treccani, ne parlano del Molise, per questo vedi, ok, però cioè oltre, passando oltre, andando oltre questo passaggio che, di cui non ti dirò assolutamente nulla, però appunto è quasi impossibile trovare anche su Mare Magnum le sue opere, cioè sono completamente scomparse, quindi appunto ti chiedevamo perché, ecco, cosa ha scritto, come l'ha scritto, chi era. Lei era fighissima, tra l'altro, però a parte questo, chi era? Dunque, Lina Pietravalle, Angelina, Lina è il diminutivo, era tra l'altro Ariete con la Luna in Scorpione. L'ascendente non lo si sa, nel senso che non si trova l'orario della nascita. E la coppiata di questi due segni, Ariete e Scorpione, già dovrebbero far accendere una lampadina che, insomma, si tratta di una venuta a contatto con una dimensione della vita, dell'esistenza e poi anche come sue passioni letterarie abbastanza intense, ecco, diciamo così. Lei era figlia di un medico e anche deputato radicale che poi diventerà direttore degli ospedali di Napoli. Lei però è originaria come nascita della Puglia, però i suoi erano originari a loro volta del Molise, in particolare di questo paese in provincia di Campobasso che si chiama Salcito. Esatto. Dicevo, non si capisce se l'accento sta su Salcito o Salcito, però dato che non sono molisani in sala, noi Salcito, lo chiameremo Salcito. Sì, penso di sì. Va bene, chiediamo scusa al Molise intero. Da piccola con la famiglia si spostano un sacco e lei patisce questi spostamenti. In più, verso gli 8 anni, viene messa in collegio a Torino, al nord. E lei parla di sé come una piccola napoletana al nord. Tira in ballo un'altra appartenenza ancora e soffre molto questa la vita in collegio. In particolare
ricorda questa ossessione barra trauma per la polenta. Uno dei perché allora lei, parentesi, è un'autrice soprattutto di racconti e novelle. Uno dei racconti che scrive si intitola proprio La polenta e inizia così: si sa che la terra è una valle di lacrime, ebbene a me per due lunghissimi anni della mia vita di bambina la terra mi è apparsa una valle di polenta. E qui si sente anche un po' appunto il piglio arietino simpatico. Simpatico e anche, secondo me, quella luna scorpionica vendicativa, cioè ha subito e ha passato tutta la vita. Non dimentica niente. Ha passato tutta la vita a raccontare un po' questi traumi del collegio, ma un po' anche perché lei stava in collegio durante, diciamo, l'anno, l'inverno, l'autunno. D'estate, però, ogni anno tornava con la famiglia nel paese, appunto, come si chiama? Salcito, quindi nel paese di cui erano originari i suoi, in Molise. E lei, quando comincia a scrivere, mitizza questo Molise ambientandoci una serie di storie che hanno proprio delle tensioni fantastiche, fantasy, con animali parlanti, con questi esseri primitivi che a volte sono bambini, a volte sono delle fanciulle, delle contadine selvatiche. E quindi appunto lei un po' per tutta la vita ha scritto soprattutto racconti, un unico romanzo pubblicato nel 1930 che si chiama Le catene, tra l'altro con Mondadori. Cioè lei nel nostro gruppo di scrittrici è una di quelle che durante la vita è stata abbastanza considerata, a dire il vero, poi una volta morta si è un po' persa, è un po' finita lì, diciamo, dietro la nuvola, è stata dimenticata. E lei viene definita una sensitiva incatenata alla sua terra, e una delle cose per cui andrebbe recuperata e letta, e un po' il senso di stasera, magari anche quello di così spronarvi a cercare i testi magari nelle biblioteche, soprattutto perché comprarli è difficile, soprattutto quando, nel suo caso, lei è stata una sperimentatrice e una antesignana anche dal punto di vista linguistico, perché ha questa voce, questa lingua assolutamente moderna, con questa ironia, questo umorismo, e che, come appunto abbiamo visto nell'incipit che vi ho letto, e in più anche una cosa interessante sono i suoi personaggi femminili, che si muovono a volte finendo male, come la protagonista di questo suo altro racconto che si chiama La servetta, dalla sua prima raccolta di racconti che è I racconti della terra, però appunto si muovono sulla scena del mondo, che poi è sempre questo Molise, con una assenza. Molise fantasy, però. Assolutamente. Cioè, Molise dove ci sono i folletti, i draghi, i personaggi. Gli animali parlanti. Cioè, come tutti ci immaginiamo il Molise, ovviamente. Propriamente. C'è. Croce Rossa il Molise, veramente. C'è, per esempio, un altro di questi suoi racconti, di cui non sono riuscito a trovare il titolo, in cui lei, durante le scuole credo elementari, le viene detto di descrivere che cosa vede dalla sua finestra, e lei racconta di aver parlato con un gatto, cioè con un gatto Murakami. Parlante. Murakami, praticamente, ha preso da lei. Esatto. E quindi appunto, e secondo me lei è una figura, come poi, tornando alla questione dell'identità e poi chiudo, una figura del tra, sia perché scrive soprattutto tra le due guerre,
negli anni 20, ma anche per questo suo stare in bilico tra il centro-sud Italia e il nord, dove era stata mandata a forza. Quindi appunto questo suo stare in bilico tra le appartenenze è una delle ragioni che dovrebbero portare, che si spera portino un po' alla sua riscoperta. Ma a proposito di tra, forse allora è il momento invece di capire che cosa succede negli anni 30? Carichissima. 10 e lode l'umpa. No, cosa succede tra una guerra e l'altra? Cioè, come ci si arriva alla situazione appunto gravosa degli anni 40? Allora, noi guardiamo i pianeti lenti perché ci piacciono i pianeti lenti. E abbiamo visto Urano, che è il pianeta più insofferente, quindi quello che vuole sempre portare più cambiamenti, quindi il primo a cui si guarda. E nei pesci, Urano nei pesci, insofferenza dell'insofferenza, nessuna invenzione, poche novità se non cose inerenti all'acqua, bonifica di paludi, invenzione dello spazzolino da denti, cosa che potete ricordare come momento topico degli anni 20, prima che Urano andasse in Ariete, e lì si inizia a ragionare, si inizia a parlare di totalitarismi, e, perché comunque allora Urano in Ariete è associamo l'Ariete al desiderio di comando, per quale ragione? Diverso da quello del Leone, l'Ariete ha più bisogno di grande fama, popolarità. Ariete significa testa, quindi capo, ed è proprio con l'ingresso di Urano in Ariete che troviamo Mussolini, che si nomina Duce, che vuol dire capo, cioè testa, ma anche Adolf Hitler, che peraltro è dell'Ariete. Ariete, segno associato agli incendi, è un incendio nel Reichstag nella fine degli anni 20 che permette a Hitler di prendere il potere, di nominarsi anche lui Führer. Sono anche questo momento tra le due guerre, l'ingresso di Urano in Ariete, sono anche momenti, quelli che dicevamo prima, dei ruggenti anni. Comunque rispetto al periodo precedente iniziamo a avere delle invenzioni pazze, cioè sono gli anni della TV e del cinema, ma è anche il momento in cui scoprono il pianeta Plutone, che fino a quel momento non era presente nei temi natali delle persone, ma anche che ci sono i primi voli diretti per andare, cioè il primo volo diretto da Parigi a New York. E allo stesso tempo però troviamo i Plutone in Cancro e Saturno in Cancro, nel senso un sacco di pianeti hanno anche piacere andare nel Cancro. Cosa succede lì? Anche lì torniamo un po' a Lina Pietravalle. E il Cancro rappresenta moltissimo la mamma, lo sapete tutti, le persone del Cancro sono mammone, hanno nostalgia del loro focolare domestico. Non siamo più abituati, ma un secolo fa il Cancro rappresentava anche questa grande mamma di tutti, che era la patria. E quindi, come un po' dovete immaginare che quando c'è molti pianeti in Cancro, e la patria risulta un po' come gli insulti alla mamma, cioè se insulti la mamma ti posso ammazzare, se insulti la patria posso invadere il tuo stato e ammazzare tutti. Quindi comunque il Cancro anche sembra un po' questa passivo aggressività nei confronti di io sono Cancro e, per essere tutti sicuri. E questo era un po' il momento Pietravalle, non a caso anche lei rimpiange questa patria completamente immaginifica del Molise, forse l'unica persona ad aver rimpianto il Molise nella storia. Ma grazie per averlo fatto. Dunque, appunto, e dopo questa chiosa più che giustificata, fa caldissimo. Dopo questa chiosa più che giustificata andremmo appunto avanti in quello che è il nostro percorso, perché appunto parliamo tanto di
epifanie, di conversioni, di anche sacralità, religione. In un certo senso tutte queste donne hanno un attaccamento sacrale per qualcosa, che può essere appunto la patria, può essere appunto una religione, può essere una vocazione, può essere la letteratura. E quella di cui andiamo a parlare adesso, diciamo che è una delle grandi conversioni, ecco, di cui parliamo stasera, perché appunto stavamo proprio dicendo di Leda Raffanelli con appunto la sua conversione all'Islam. A questo giro abbiamo una filosofa atea che andrà a convertirsi al cristianesimo, tanto appunto da diventare suora. Giusto? E stiamo parlando di Edith Stein, che appunto qua abbiamo una sua foto di quando ancora portava abiti civili, dopo da convertita si chiamerà Teresa Benedetta della Croce, quindi come dire, per gli amici. Perché comunque è stata santificata da Giovanni Paolo II, 1998. Quindi anche, era uno che beatificava, comunque santificava, diciamo. Ed è anche così, no? Copatrona d'Europa. E là, là. Vabbè, quindi una persona importante, ecco. Come diceva Elena, appunto, ispirata a Santa Teresa d'Avila, e lei non vivrà tanto come appunto Leda Raffanelli, perché appunto lei perde la vita ad Auschwitz, perché lei è di origine ebrea convertita, ma sappiamo che insomma la storia non ha guardato, ahimè, in faccia a nessuno. Dato che, da quello che ho capito, è oggetto della tesi, qua ritorniamo a grandi momenti universitari di Jonathan, e dunque facciamo una panoramica su questa donna, perché a noi interessava inserirla anche proprio per questa per questo cambio di rotta, cioè cosa è successo a un certo punto nel suo percorso per farla passare da una filosofia così strettamente atea, a lei comunque allieva di Husserl se non sbaglio, a appunto diventare, fammelo rileggere perché me lo sono già dimenticato, Santa Teresa Benedetta della Croce. Ce l'ha fatta, vai. Dunque, Edith Stein nasce a Breslavia, quindi in quella che all'epoca era Prussia, poi oggi Polonia, in una famiglia ebraica, anche ortodossa, quindi con un legame vivo con la tradizione ebraica. E lei, fino a un certo punto, insomma fino ai suoi 30 anni circa, è di fatto atea, quindi non ha un particolare interesse religioso. Quello che però ha è una passione per la filosofia. Lei appunto è una allieva di Husserl ed è quindi una fenomenologa. Per chi non lo sapesse, la fenomenologia, che è questo nome che a volte poi si usa anche così in certe trattazioni pop, articoli eccetera, originariamente all'inizio del Novecento nasce come una scuola filosofica che ha lo scopo di eliminare il pensiero cioè eliminare dal pensiero, dalla riflessione, le incrostazioni ideologiche e storiografiche, quindi il tentativo di parlare, come si suol dire, della cosa stessa, parlare del tempo, non facendo una rassegna delle opinioni di quelli che hanno parlato del tempo, parlando, non so. Nel caso di Edith Stein, il suo primo oggetto di riflessione è l'empatia, e lei tra l'altro bilancia, quindi non così strano per chi un po' mastica l'astrologia. Lei quindi diventa allieva e poi assistente di Husserl, però interrompe circa nel 1918, credo, sì, il suo incarico come assistente di Husserl, perché di fatto, e qui anche se vogliamo c'è una dimensione che ha a che fare con le questioni di genere, perché lei dice: io sono stata, mi sono proposta e ci siamo accordati per un rapporto di collaborazione, ma lei si sentiva di fatto un po' in uno stato di
se mi servi tu. E infatti in una lettera scrive, dice, nulla di diverso dagli assistenti di oggi in realtà, cioè chi sta in università sa, quindi scrive appunto ai suoi amici, ai suoi conoscenti: se Husserl non si abitua a considerarmi come una collaboratrice, come nel resto ho sempre inteso i nostri rapporti e anche lui in teoria, dovremo purtroppo separarci. Poi aggiunge: in fondo quello che non sopporto è il pensiero di stare a disposizione di qualcuno. Posso mettermi a servire una causa, posso fare molto per amore di qualcuno, ma mettermi al servizio di qualcuno, in parole povere, obbedire, questo non posso farlo. Quello che infatti poi successe è che lei ambiva all'abilitazione per l'insegnamento, Husserl non si spese a sufficienza e le preferì Heidegger. Maledetto, finito in tutti i manuali, mannaggia. Lei appunto, c'è anche chi tira in ballo, diciamo, questa delusione per le sue ambizioni universitarie. Come motore poi per la, chiaramente per la vocazione, esatto, di diventare suora. Perché in una notte lei ha una lettura febbrile dell'autobiografia della vita di Teresa d'Avila, di Santa Teresa d'Avila, e da lì decide con, cioè, infrangendo il cuore di sua madre ebrea, di appunto convertirsi al cristianesimo, al cattolicesimo. Quindi si battezza, aspettò un po' però a prendere i voti e diventò poi monaca di clausura, carmelitana scalza. Ed è interessante però perché, tornando prima alla questione che dicevo della somma delle appartenenze, lei non ha mai smesso di essere filosofa in qualche modo, perché lei continuò a scrivere fino alla fine, avvenuta appunto perché poi a un certo punto viene recuperata e viene arrestata mentre era stata mandata a nascondersi nel Carmelo di Echt, che dà tra l'altro il titolo a una canzone che magari l'avete ascoltata, cantata anche, cioè scritta da Yuri Kamisaska, ma cantata da Battiato e poi anche da Gioni Russo. È una canzone molto bella che parla proprio di Edith Stein. Viene recuperata e mandata poi ad Auschwitz, ma lei continuò fino alla fine a cercare una conciliazione tra in qualche modo la sua prima vita e la sua seconda, quindi tra la fenomenologia, tra la filosofia di quello che era stato il suo maestro e la fede e in particolar modo poi quella che era diventata la sua nuova passione, cioè la filosofia di San Tommaso. E quindi però io che mi sono appunto laureato su di lei, sul suo pensiero, in particolare mi sono laureato su un testo molto tardo, quasi credo del penultimo anno della sua vita, che è un testo sulla teologia simbolica. La teologia simbolica, cioè le qualità degli elementi naturali, anche degli oggetti inanimati, quelle qualità che in qualche modo attivano nella persona dei vissuti empatici e che possono costituire una specie di grado minimo della teologia, cioè della possibilità in qualche modo del discorso, della parola su quello che gli uomini comunemente chiamano il divino. Quindi è un personaggio assolutamente interessante, perché chiaramente è un personaggio che si muove su più livelli. Ecco, questo personaggio è una storia che parte in Russia ed è forse lì che adesso ci vogliamo spostare, diciamo, volando con un fantastico aeroplano, perché diciamo il personaggio di Edith Stein, oltre a essere poi stato, come dire, anche rinomato per i suoi meriti sociali, c'è cioè un premio che viene dato ogni 2 anni
proprio per chiunque compia, diciamo, atti di impegno sociale o politico. Ma abbiamo parlato tanto di totalitarismi in Italia e in Germania. Ecco, spostandoci invece in Russia, la situazione è un po' diversa. Il personaggio che vediamo adesso è un personaggio di cui sicuramente sbaglierò a pronunciare il nome. Ho messo anche il player di Wikipedia per sapere come si pronuncia, ed è Marina Ivanovna Shvetaeva. Okay. Nessuno mi contraddice. Quindi il personaggio che vediamo adesso è invece un personaggio russo, una poetessa molto famosa in realtà all'interno della letteratura russa, che chiaramente è un altro mare. Ma prima di addentrarci in questa figura, facciamo parlare la meteorologa, ma la meteorologa della russa. Esatto. Ho guardato solo una cosa della vita della Marina. Marina. Poi vi racconterà la sua vita Jonathan, ma diciamo lei ha incontrato numerose sfighe nella sua vita, e la prima delle quali è stata la carestia. E checked. Durante questa carestia è morta sua figlia, ma è stata solo la prima delle numerose sfighe. Ma poi mi piace, Jonathan dirà, lei ha avuto molti amori, e tu dici, come fa a avere molti amori, muoiono tutti. Quindi io ho guardato un po' cosa succedeva in Russia con questa carestia che tanto faceva soffrire Marina, e mi sono domandata che tipo di situazione ci fosse, e c'era. E in quel momento lì c'era un'interessante opposizione Vergine-Pesci. Allora, Urano era in Pesci, conosciamo questo Urano in Pesci che tante sfighe portava negli anni 20, mentre Giove e Saturno insieme, quando hanno il pregio di essere insieme, e lo saranno nel 2020, è sempre un anno un po' così. Sono insieme nella Vergine, e la Vergine e i Pesci sono segni opposti. E che cosa hanno di opposto? La Vergine si chiama Vergine anzitutto perché è Vergine. E che cosa ci vuole dire l'autore con questa sua verginità? Che nella sua castità la Vergine è una persona molto seria, non si fa influenzare minimamente da nessun tipo di libido. Cosa serve questa serietà della Vergine? Serve perché la Vergine è il segno più ragionierino dello zodiaco. Stagionalmente serve al mese di settembre, il mese in cui il grano è stato mietuto e vanno organizzate le derrate alimentari che dovranno durare tutto l'inverno quando non ci sarà un raccolto. Quindi la Vergine, diciamo, è il segno più formichina, che è anche un po' il motivo per cui li trovate dei nevrotici quando ci avete a che fare. Tengono tutto molto in ordine. Invece i Pesci, che era il segno incredibilmente sollecitato in quel momento lì, è il segno più completamente immerso nell'irrazionale. Quindi diciamo, se la Vergine cerca di dare un senso, soprattutto, diciamo, se la Vergine cerca di essere la formichina, i Pesci saranno sicuramente l'effetto cicala. I Pesci non possono risparmiare, cioè, nei Pesci ci si perde e si è completamente in questa cosa di irrazionale totale. È in quel frangente che la nostra amica Marina si trovava probabilmente dal lato no della questione, diciamo, il lato carestia e il lato carente. E infatti su questo Jonathan può raccontarvi la sua storia di numerose sfortune, ma anche numerosi amori. Sì, la cosa abbastanza incomprensibile e affascinante poi di Marina Tsvetaeva, che è stata una grandissima poetessa e per qualcuno proprio una delle più grandi voci poetiche del Novecento, è che lei ha vissuto una serie di situazioni davvero estreme. Ve le riassumo in con un super riassunto. Cioè lei sta a
Mosca, scoppia la rivoluzione, quindi sperimenta lì la carestia, ma lei in più aveva scritto, cioè lei ha di fatto delle posizioni anti-bolscevichi, aveva scritto delle poesie contro la rivoluzione, quindi è una nemica del regime stalliniano. E quando poi appunto quindi vive la carestia, finisce poi la guerra, deve emigrare, passa buona parte della sua vita quindi fuori dalla Russia, in una condizione che inizialmente è abbastanza positiva, soprattutto per i contatti intellettuali, perché c'erano tanti esuli russi fuori. Lei va a Praga e poi a Parigi, dove sta 14 anni, però lei poi, spinta da questo marito che ebbe, pur continuando a tradirlo, perché lei fu di fatto una, si può dire, una pansessuale, lei amò uomini e donne indifferentemente, quantomeno uomini e donne, ma lei proprio era una dalle, cioè credo che proprio l'infatuazione, l'innamoramento sia la sua cifra caratteristica, la sua poesia vive di questo, cioè i picchi e poi i crolli di queste sue continue infatuazioni sono il materiale, il combustibile che alimenta la sua poesia, la sua produzione poetica. Ma quello che dicevo prima, quello che è incredibile è che lei vive queste situazioni radicali, per cui sta a Mosca nel 18, 19, 20 con due bambine piccole in una casa in cui è costretta sola, perché il marito è via in guerra, poi sarà appunto esule, ed è costretta a bruciare le ante dei mobili per scaldarsi, non riesce, perché lei è assolutamente priva di senso pratico, quindi non riesce a trovare un lavoro, mette la più piccola di queste sue due figlie in orfanotrofio per salvarla dalla carestia, e questa bambina muore di denutrizione. Lei poi ha un terzo figlio qualche anno dopo, quando è fuori, quando è credo a Parigi. Tornando poi in Russia, suo marito si è messo a collaborare con la polizia segreta russa, anche aiutando, collaborando a degli omicidi. Lei non ne sa assolutamente nulla, quindi lui viene arrestato, fucilato, la figlia femmina viene arrestata e mandata in un gulag, in un campo di lavoro. Lei però, quello che appunto è assolutamente davvero incomprensibile, ma anche affascinante, è che lei comunque ha continuato a scrivere nonostante queste situazioni davvero di tragedia, sia personale che materiale. Ha scritto sia poesie, ma poi io vi invito, se avete modo, perché lei era una che qualsiasi cosa ha scritto, anche delle frasi singole, insomma, magari vi leggo qualcosa, sono davvero meravigliose, sia le sue lettere, i suoi taccuini. Lei era in grado davvero, delle frasi singole, una grande autrice di aforismi forse anche. Amare è vedere un uomo come lo ha concepito Dio e non come lo hanno fatto i genitori. Non amare è vedere un uomo come è stato fatto dai genitori. Non amare più, vedere invece di lui il tavolo, la sedia. Cosa che può succedere, in pragmatica. Tutto giusto, tutto giusto. Ma appunto, quindi letteralmente tante sfighe, come diceva Lumpa, ma comunque sempre una visione molto particolare, molto netta, molto pulita. E
come sempre, alla fine anche un po' un'ossessione, non so come dire, una vocazione effettiva per la scrittura. E su queste note andiamo verso l'ultima donna di cui vogliamo parlare stasera, che fa parte della grande categoria delle donne di cui non si ricorda più nulla, però si ricorda tantissimo del fratello, padre, marito, categoria cugino, sorella di, le categorie di, cioè esatto, amica di, moglie di. Perché stiamo esatto, infatti parlando di Cristina Rossetti, ossia sorella appunto del più famoso Dante Gabriele Rossetti, di cui appunto adesso andiamo prima. Che è ovviamente il pittore, pittore che tutti ricordiamo, conoscete, ricordiamo, Liberty, eccetera. Ecco, lei era la sorella di cui nessuno parla solitamente, benché sia ricordata anche come una grande femminista del tempo. Lei comunque lei nasce nel 1830, se appunto, e muore nel 1894, quindi letteralmente femminista ante litteram, in effetti. E tra l'altro anche questo è un femminismo simbolico, perché da quelli che sono i suoi scritti non si, diciamo che bisogna un attimo fare un lavoro di proprio, come si può dire, apertura, ecco, del testo, di analisi profonda per intuirlo. Però è ricordata come una grande femminista. E dunque noi ci spostiamo anche poi indietro a livello temporale, quindi chiederemo prima a Lumpa di darci un attimo una visione. Abbiamo parlato della Russia, adesso parliamo dell'Inghilterra. Dell'Inghilterra vittoriana. Allora, prima cosa che diremo dell'Inghilterra vittoriana è che non ci sono i transiti su internet, ma nei libri, nelle biblioteche, perché l'Ottocento non è contemplato da astroseek.com. Nonostante questo, noi sappiamo anche lì che c'erano. Che cosa ricordiamo dell'età vittoriana? Dalla scuola, personalmente, niente. Però è stata un'epoca felice. E così ce la volevano così far passare, ce la volevano far passare. Sì. Io devo dire, il particolare che più ho riportato e notato, perché ben si, cioè per, in qualche modo ci racconta il motivo per cui anche Cristina Rossetti è stata dimenticata così facilmente, è questo fatto per cui l'epoca vittoriana è famosa. E che cosa avevamo? Anche lì era, comunque siamo nel 1830, fine 1800, era un periodo molto romantico, contraddistinto da i soliti Nettuno e Giove felicemente in Cancro, quindi mega romantici, mega desiderosi di stare insieme, essere coccolati, non andare via di casa, eccetera eccetera. In quell'epoca lì, che cos'è che è successo per cui è famoso questo momento storico, in particolare in Inghilterra? Perché nasce il matrimonio d'amore, e il famoso fidanzamento vittoriano. E che cosa significa? Quindi a quel momento lì matrimonio era l'equivalente di patrimonio, cioè ci si univa in un contratto per, cioè, su basi economiche e su un accordo di tipo economico, e poi diciamo i maschi andavano con chi volevano e le femmine dovevano stare a casa. In quello lì è stata l'epoca in cui è nata l'idea del matrimonio d'amore, cioè è il momento. E anche dal punto di vista dei transiti più frufru, nasce questa illusione che comunque questo tipo di unione legale, contrattuale, non viene da questioni economiche, ma viene da questo sentimento che non si capisce da dove parte, che travolge le persone, le rende stupide e le porta a fare delle scelte. Poi io parlare Jonathan della scrittrice, però lei in questo frangente si comporta completamente nel modo opposto. Abbiamo un'altra che non si che in qualche modo sceglie la solitudine a il fidanzato e la fede al fidanzato. Lei nello specifico, poi io, di lei c'è il tema, cioè non ci sono i transiti, ma di lei c'è il tema su internet. E lei era figlia di un poeta. E ai tipici pianeti nella situazione del fondo cielo, dove ci sono quelli che fanno il lavoro del papà e che anche sono destinati ad avere un futuro molto simile. Peraltro la madre era la sorella del medico di Lord Byron,
questa è un'altra così. Così. Questa cosa la riporta Wikipedia, evidentemente, perché anche quella. Ma io ci credo. Quindi Wikipedia, anche la madre era sorella di. Anche lì, madre di sorella di, comunque. Wikipedia riporta anche che lei a 15 anni aveva già la depressione. E quindi, cioè, indubbiamente lei ha fatto un grande lavoro nella sua vita di fede, di eliminare l'ego. Perché probabilmente era piena. Lei era nata il 5 dicembre, quindi era Sagittario. Era Sagittario. E te la ce la illustri tu. E poi te le lascio. Dunque, sì, allora, lei Sagittario come Emily Dickinson, peraltro, e effettivamente le storie delle due hanno delle cose in comune, nel senso che lei, per esempio, progressivamente inizia una dinamica un po' di autoreclusione, accompagnata da una forte spiritualità, una forte devozione, perché lei appunto si converte alla chiesa anglicana e resta nubile, a quanto pare, perché nessuno degli uomini che le si propongono è sufficiente per i suoi standard spirituali. Ora, ne rifiuta almeno tre. Un'ottima scusa, comunque, prossimamente. Cioè, guarda, non sei sufficiente per i miei standard spirituali. Ma non è facile comunque trovare uno che rispetti i propri standard spirituali. Comunque, vai pure avanti. E venendo un po' a quello che lei ha, alla sua grande passione, poi è quello che ci ha lasciato, e lei è un'altra di quelle che in vita è stata considerata una grande voce poetica, poi appunto con l'arrivo del modernismo, quindi con il Novecento, lei è stata ritenuta troppo affine al suo tempo, in qualche modo troppo in sintonia col suo tempo, quindi con l'epoca vittoriana, e messa da parte. Sono state solo le femministe negli anni 70 di fatto a recuperarla e a cercare nei suoi testi degli elementi che marcano invece una discontinuità e che parlano, ad esempio, della condizione femminile in quel tipo di società. Lei, tra l'altro, avevo letto che faceva anche una sorta di volontariato all'interno di una casa per prostitute, quindi sì, era anche molto vicina ad alcune tematiche relative proprio al femminile, al sì, femminismo, agli effetti. Assolutamente. Lei è autrice di poesie. Una buona parte sono poesie devozionali, però la parte più interessante sono le sue liriche amorose, sull'amore, dove sempre l'amore, a parte c'è questo aspetto che l'avvicina un po' ad Emily Bront, no? Quindi questo fatto di non aver probabilmente mai conosciuto in vita concretamente l'amore, ma di parlarne con una vividezza e una intensità che è sicuramente interessante. Il suo testo più conosciuto è quello che vi consiglio di recuperare, dovrebbe essere, credo di averlo qua dietro da qualche nascosto. C'era proprio qui. Vabbè, buttato. È una piccola raccolta di esse ed è Goblin Market, cioè il mercato dei folletti. Poi qui ci sono anche altre poesie, però insomma è un poemetto in cui si racconta di due giovanissime sorelle, Laura e Lizzy, che girovagando per il bosco in campagna si imbattono appunto in un mercato di folletti, in un mercato di frutta in particolar modo. Questi folletti che trasportano e così spostano di qua e di là questi frutti mediterranei, lei dice molto succosi e molto appetitosi. Una delle due sorelle è più reticente, diciamo più giudiziosa, l'altra invece si lascia tentare e assaggia questi frutti.
tornano a casa e la sorella che li ha assaggiati comincia a stare male, ingrigisce, non dorme più, si va, insomma, si sta per spegnere, sta per morire. E l'altra sorella, Lizzie, quindi torna sul luogo del delitto, sul luogo del misfatto, con l'intento in qualche modo non di assecondare la tentazione, ma di andare contro quella che è la volontà dei folletti, perché questi folletti, questi goblins, ci tengono che tutti quelli che avvicinano assaggino questi frutti proibiti, probabilmente. Lei invece deve andare lì recuperandone un po', non per lei, perché sa a questo punto che sono in qualche modo pericolosi, ma per la sorella. E quindi cerca di raggirarli e questi folletti svelano il loro volto diabolico, cioè si trasfigurano in qualche modo in esseri malefici che la picchiano, la mordono, le tirano i capelli. Lei lotta con questi folletti, questi frutti si spaccano e lei, insomma, si ricopre del succo, riesce ad allontanarli, torna a casa e in qualche modo salva la sorella. Ma la cosa interessante è che questa, che è stata inizialmente spacciata come una poesia, filastrocca quasi per bambini, si è poi visto che potrebbe essere una rappresentazione allegorica un po' da una parte della morale vittoriana, in cui le donne erano intese come degli angeli del focolare, e in cui quindi queste due sorelle rappresenterebbero in qualche modo un tentativo iniziale di femminismo all'insegna di una nuova libertà sessuale che in qualche modo contrastava la morale del tempo, che quindi associava al fatto di cedere alla tentazione in qualche modo una sorta di condanna e di morte. Certo, quindi a tutti gli effetti, come dicevamo, un femminismo simbolico che si è scoperto solo molti anni dopo. E noi con Cristina Rossetti chiudiamo e ci auguriamo che anche noi stiamo facendo un po' questo tipo di operazione, cioè nel senso, nel nostro piccolo, far conoscere dei nomi di donne incredibili, donne che sono state molto significative per la loro epoca e anche per la nostra a tutti gli effetti, e che sono cadute nel dimenticatoio per vari motivi, tra cui una visione anche molto patriarcale della letteratura. Noi ringraziamo tantissimo i nostri ospiti, ringraziamo l'UMPA e via. Seguitela, guardatevi tutte le sue pillole e chiedetele di fare il meteo astrale più spesso, perché le pillole anche quelle. Ringraziamo Jonathan Bazzi e leggete assolutamente Febbre, il suo romanzo edito per Fandango, e noi ve lo chiediamo dal cuore perché è un romanzo necessario, che merita molto. Assolutamente. Noi siamo Elena e Francesca di Chiamando Eva. Grazie. E ricominciamo con il nostro podcast, la terza stagione, prima puntata è questa, ovviamente. Siete nella terza puntata nella di Chiamando Eva. Terza stagione, terza nella puntata. Terza, se volete anche la terza puntata, sono già andata chi avanti. Vuole. La prossima è tra due settimane, usciamo come sempre con un podcast ogni due settimane. Noi siamo il podcast femminista di The Submarine, che ringraziamo come sempre. Troverete intanto le nostre tote bags, i nostri adesivi che vedete appesa là dietro in mezzo alle felci, ma esatto, potete prendere tutti i palloncini che volete, i palloncini sono gratis, vostri, esatto, così come i cartacei The Submarine che abbiamo sparso un pochino ovunque, perché è un progetto a cui teniamo molto e che ci ha permesso questo e tanto altro a tutti gli effetti. E noi vi ringraziamo tantissimo, speriamo veramente che vi sia piaciuta la serata e che insomma abbiate scoperto qualcosa di più e di interessante, e ringraziamo Santeria per averci
Tea, come sempre. Ovviamente se qualcuno di voi, è sempre creepy questo momento, ma se qualcuno di voi avesse qualche domanda a cui noi, ma più che altro loro. Secondo me, non sulla storia ma sul meteo astrale, rispondere, insomma, siamo qui, quindi fateci sapere. Se invece non c'è più niente da dirci, se volete andare giustamente a bere, vi diciamo baci stellari stasera. Più di così non si può. Grazie a tutti.